Oggi nasce la Federico TV, la prima web TV fatta dagli studenti per gli studenti. Si tratta di un progetto universitario nel quale ogni studente potrà trovare un punto di riferimento. Cosa ne pensi al riguardo? Beh, è bellissimo, diciamo che finalmente magari ci sarà qualche faccia giovane che parla di qualcosa che vive sulla propria pelle, quindi ben venga, speriamo continui. Diana, cosa ne pensi di una web TV fatta dagli studenti? Penso che sia un'ottima idea perché comunque potrebbe garantire a noi studenti comunque di esprimerci e comunque aggiornarci per quanto riguarda le necessità, le nostre comunque abitudini, comunque confrontarci, comunque essendo web e essendoci molti siti che ci aiutano comunque a confrontarci, potrebbe essere appunto un'ottima iniziativa. Sicuramente parlare, non so, dell'impatto ambientale che potrebbero avere alcune politiche sbagliate sul nostro territorio, quindi delle opportunità poi anche lavorative o per non so, uno sviluppo lavorativo, cioè per delle occasioni lavorative per gli studenti in generale, il dopo università, quello che potrebbe essere, potrebbe nascere. E, non so, ci sono diversi argomenti, anche la politica, cioè trattare la politica in modo semplice, senza mediazioni appunto politiche, cercando di arrivare allo studente direttamente. Quindi parlare anche del mondo dopo l'università, cioè come inserirsi nel mondo lavorativo e quali potrebbero essere le nostre opportunità. Ma penso che sia comunque una cosa molto utile, perché comunque per noi studenti la vita sta diventando sempre più difficile, quindi questo può essere un buon mezzo appunto per farci crescere e farci andare avanti in questo mondo universitario che sta diventando sempre più difficoltoso. È interessante, soprattutto se si parlasse insomma un po' del futuro, insomma, di ogni ragazzo, cosa si ripropone per il futuro, quali sono le opportunità, insomma. Vorresti vedere qualche rubrica in particolare o trattare qualche argomento in particolare in questa web TV? Vabbè, al di là comunque generalmente programmi di cultura generale che possono riguardare sempre soprattutto le facoltà o comunque soprattutto di attualità, cultura e attualità maggiormente. Grazie mille, ragazzi, ci lasciate in bocca al lupo per questa nuova iniziativa. Auguri e vi seguiremo sicuramente. Auguri. Grazie mille.